Ciao, sono il dottor Max. In questo video ti spiego come si cura la tosse persistente. La tosse persistente è una condizione in cui la tosse continua per più di 8 settimane. La cura della tosse persistente dipende dalla causa sottostante, che può variare notevolmente. Per determinare la causa della tosse persistente e il trattamento appropriato, è fondamentale consultare un medico. Tuttavia, ci sono alcune misure generali che possono aiutare a gestire la tosse mentre si cerca di identificare la causa. Idratazione. Bere molta acqua può aiutare ad alleviare l'irritazione della gola e mantenere le vie aeree idratate. Umidificatori. L'uso di un umidificatore nell'ambiente può contribuire a mantenere l'aria più umida, riducendo l'irritazione della gola e della mucosa respiratoria. Caramelle o gocce per la gola. Succhiare caramelle o gocce per la gola può lenire temporaneamente l'irritazione e ridurre la tosse. Miele. Il miele ha proprietà lenitive per la gola e può contribuire ad alleviare la tosse. Si può prendere un cucchiaino di miele naturale, ma non dare mai miele a bambini di età inferiore a 1 anno a causa del rischio di botulismo. Farmaci da banco. In alcuni casi, farmaci da banco come suppressori della tosse o espettoranti possono essere utili per ridurre la tosse. Tuttavia, è importante consultare un farmacista o un medico prima di utilizzare tali farmaci, specialmente se la tosse persiste. Gargarismi con acqua salata. I gargarismi con acqua calda e sale possono aiutare ad alleviare l'irritazione della gola. Evitare irritanti. Ridurre l'esposizione a irritanti ambientali come il fumo di sigaretta, l'aria secca o gli allergeni noti può contribuire a prevenire l'irritazione della gola e la tosse. Modifiche dello stile di vita. Se la tosse persistente è associata a una condizione come il reflusso gastroesofageo o l'asma, apportare modifiche allo stile di vita o seguire un piano di trattamento specifico per quella condizione può essere utile. Tuttavia, è importante sottolineare che la gestione della tosse persistente dovrebbe mirare principalmente a trattare la causa sottostante quando questa è nota. Pertanto, se la tosse persiste per più di alcune settimane o è accompagnata da altri sintomi gravi come febbre, difficoltà respiratorie o sangue nelle secrezioni, è essenziale consultare un medico per una valutazione e una diagnosi appropriata. Una volta identificata la causa, il medico può suggerire un trattamento specifico mirato a risolvere il problema sottostante. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e metti un mi piace a questo video, che puoi commentare, raccontando le tue esperienze, offrendo un servizio utile, alla comunità. Buon proseguimento, ci vediamo alla prossima domanda esaminata.